Mamma mia, Vrex, adesso quanto sei coatto. Mamma mia. Comunque, quello che ci separa da Saren adesso è una porta. Solo una porta. E noi questa porta troveremo il modo di farla aprire. Andiamo. Oh, congelato. Oh, esploso. Dicevo, quanti siete, maledizione? Andiamo! Maledizione, quanti spari e dovreste comunque più o meno a un certo punto lasciarci un po' di fiato. Ok, no, vi siete messi d'accordo? No? Nessun altro? Sì, errore mio, c'è qualcuno. C'era qualcuno. Di là. Che non vedo. 1000 scudi più o meno inutili, ma. Oddio. Dov'è arrivata? Questi sono grossi, questi sono grossi. Torniamo indietro. Puntiamo tutto su uno, possibilmente. Ok. Ok, uno è andato giù. Qui si è pensato a prendere colpi detonanti, ma non ho la pazienza per farlo. Aia. Ok, poteva andare peggio, immagino. A proposito, oltre a inventare proprio cose. Ah, altri colpi detonanti, però questi 9. Non volevo questo. Volevo dire che abbiamo dei punti qui su squadra. Vedi, decrettazione al massimo. Vrex, c'era un singolo punto. Ah, ecco, ti potevo portare lancio a te. Oh, ora sì, ora sì, ora molto meglio. Non ci cambierà proprio la vita, però meglio. Belle statue, eh? Non credo che fosse esattamente arte questa, anche se forse i Protean pensavano così. Non so, questo doveva essere un posto molto figo per i Protean, mi pare di aver capito. Dove stiamo andando? Ascensore. Ops. Ascensore, ma. E perché mi fai qua? Io sto prendendo soltanto il mouse. Maledizione. Allora, questo ascensore. Ah, aspetta, che qui tocca. Oddio, quanto è complicato questo. Allora, e uno e due. E uno. Destra. No, ho sbagliato. Vabbè. Interessante, ma non troppo. Ah, questo ascensore comunque è rotto. Qui c'era qualche altra cosa qui dietro, qualche nemico fra l'altro. Quindi voglio andare a controllare la situazione. Tu eri proprio triste là, eh? Proprio da solo così, povero. Cioè, quasi veramente compassione. E qui si può scendere senza utilizzare l'ascensore. Oh. No, 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 no. Attenzione, ci sono dei cacciatori quasi sicuramente qui. Sì, infatti sono cose salterine. Come no? Ora, voi ragazzi dovreste essere in grado di prenderli, se però vi libero l'area di tiro, perché sennò voi continuate a sparare contro delle strutture murarie piuttosto che contro i nemici. Lì dietro ci potrei tirare una bomba? Non ha fatto assolutamente nulla. Ora, prima cosa uccidiamo quello che chiunque sia qui dietro. Che mi dà proprio fastidio avere il nemico alle spalle. Poi, lui non ci ha visto? Grosso errore. Neanche lui? Sarà che siamo troppo lontani? Nel caso mi spiace che vi abbiano fornito di capacità visive così limitate. Uno ce l'ho presente, ma ce ne dovrebbe essere uno più vicino. Ah, siete entrambi nascosti là dietro. Va bene. Ora, qui si vede la contaminazione ghetta del posto, palesemente. Dove stiamo muovendoci noi? Ah, si può fare un giro di questo tipo. Allora, sì. Frex, grazie. Oh, ora si sono svegliati. Uno è morto, l'altro l'ho colpito forse al mignolino ed è morto. Va bene così.
noi, basta che muoiano, a prescindere da dove li colpiamo, ci basta che muoiano. Oh, questa era un attimo più semplice come decrittazione, mi fa sentire meno impedito di prima. 41.000, ma che cavolo ci facciamo con tutti questi soldi? Anche giocandoli d'azzardo, poi rivendendo le cose, comunque sono diventato quasi ricco come prima. Cioè, che praticamente non è un giocare d'azzardo. Cioè, o sono cose che ti servono, o sono cose che rivendi e comunque rimani ricco, sfondato. Cioè. Ci dovrei mettere un qualche eone prima di finire i soldi in quel modo. Sì, avevo anche qualcos'altro da. Oh, difficile. Comando camminatore. No, errore. Fatto. Ma il camminatore non sarà quelli che abbiamo già ucciso? Temo fossero loro, vero? Tu non sei uno che lancia missili. Di questo ti sono immensamente grato. I tuoi compari che lanciano missili normalmente possono crearmi molti più problemi. Che bello comunque questo posto. Veramente bello. Wow. È un peccato che debba essere il teatro di uno scontro così aspro. Queste piante invece sono un po' inquietanti. Belle, belle ma inquietanti. Tu poverino, ci hai visto? Oh, ora ci hai visto. Bravo che ci hai visto. Loro non hanno dei grandi radar, mi sembra di capire, perché... Noi sappiamo sempre più o meno dove stanno, a meno che non disturbino il segnale, e ormai credo non possono più disturbarmelo, non loro quantomeno. E invece loro no, loro mi trovano soltanto in campo visivo. Il che è male per loro. Fucile Armageddon 10, che sappiamo essere buono l'Armageddon. L'Armageddon è un buon fucile. Sarà che il nome appunto è abbastanza esplicativo del perché sia un buon fucile. Di qui si tornava indietro, credo. Era qui che stava l'ascensore che non funziona. Perfetto. Siamo riusciti a fare il giro. Quindi abbiamo fatto una cosa completamente inutile. La risposta alla vostra domanda è un secco sì. Non c'era veramente nulla di molto interessante lì. Abbiamo usato i comandi dei camminatori che però prima avevamo ucciso. Quindi non saprei bene dove stiamo andando. L'unica cosa che sappiamo è che stiamo cercando dei comandi per aprire una porta dietro cui si nasconde Saren. Questo ci è abbastanza chiaro, come il fatto che qui ci siano parecchi nemici. Lui è un distruttore. Praticamente neanche li vedo. Ma questo vale anche per loro, quindi penso che non siano in grado di lanciarci bene i missili addosso. Ah, come si arriva a quella piazzetta? Non da qui. Devo tornare indietro di qui. Ah, il distruttore adesso non è visibile, vero? Possiamo salire. Ah, possiamo salire quassù. Ok, c'era modo. C'era modo e questo è buono. Ai, liscio. Preso. Ok, quindi c'era modo di fare una shortcut. E il distruttore era morto senza che nemmeno me ne accorgessi? Ok, i miei compagni sono molto più forti di quello che volevo pensare, che volevo, che pensavo appunto, o che pensassi, volendo utilizzare l'italiano in modo vagamente più interessante. Corazza leggera umano, Predator L8. Interessante. Le Predator sono le stesse che stiamo utilizzando con Garrus, credo. E anche con Ashley a questo punto, probabilmente. Se non ricordo male, cosa che in realtà è molto 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 plausibile. Ora, ci sparano da più direzioni. Il che è male, di per sé. Ok. Dove sei? Tu sei morto. Tu sei morto. Bravi ragazzi. Complimenti. E di qua cosa avevamo invece? Qua è un soldato. Oddio, mi ha preso in pieno. Fortuna che ho una marea di scudi. E di là non ci si può arrivare se non passando da sotto. Quello è un comandi della porta. Aspettate, intanto questo si poteva aprire. Ho già l'ho aperto. Questo già l'ho aperto. Chiaramente i nostri eroi non sono in grado di. Ah, c'è il tasto sali. Ok.
Attenzione, è la prima volta che vedo il nostro Shepard fare un gesto così atletico. Ok. Qui possiamo accedere all'ascensore, ma aspettate, aspettate. C'era modo di arrivare di là? Voi ragazzi non so come siete arrivati di qua. No. Non ho modo. Forse da un giro completamente diverso se si arriva da là. Ah, di qua e non saprei come si arrivi di là. Non che andare a decrittare quel coso ci cambierebbe nulla nella vita. No, not the slightest, ma fa rosicare il fatto che non ci sia arrivato. Questo è tutto un altro discorso. Chiacchiere d'ascensore, vi prego. Ora. Qui l'energia c'è. Probabilmente in funzione un generatore autonomo. Scommetto che questo è il centro di controllo dell'intero complesso. Le truppe di Saren devono aver sigillato le porte da qui, dopo il suo ingresso. Dobbiamo scoprire come disattivare il sistema di sicurezza, se vogliamo avere qualche speranza di entrare nel bunker. Ok, in effetti mi hanno dato delle chiacchiere dall'ascensore, ma non di quelle che speravo. Speravo in qualche battibecco, come sono veramente cattivo. Perché voglio che i miei amici litighino? Ma sarà che poi mi divertirò a sparlarne di loro? O mi stanno disturbando il segnale pure qui? Questo non me lo aspettavo. Dietro lo scudo sei un infame. Allora, ci stanno facendo malissimo. Quindi ragazzi, dovremmo un attimo gestirla diversamente. Ok, ragazzi, che state facendo? Intanto rilassiamoci gli scudi, usiamo il killer. Nucleo get, il ragazzo ha una certa resistenza. Ok. Ci hanno fatto male. Ci hanno fatto male. Avrei dovuto cambiare munizioni e mettere quelle ultra distruttive. Che cosa? A chi state sparando? Dove? Sei passato in mezzo al terreno? Distruttore. Distruttore che cammina sul posto e non muore. Questo è pericoloso. Non vorrei che si sia buggato il nostro amico distruttore. Oh diavolo. Utilizziamo poteri. No. Ok. È morto. C'era qualcosa che non voleva farlo morire, ma è morto. Stazione di riparazione. Cosa fa? Camminatore violato. Abbiamo violato un camminatore. Ok, di qua si può salire. Possiamo violare altre cose? Violiamo altre cose. Se ce la facciamo sempre questo. No, ho sbagliato. Ora abbiamo violato. Ah! Adesso stiamo attivando i camminatori? Non so se in questo momento ci potrebbero essere utili in alcun modo, ma non vorrei che se fallissimo il camminatore invece ci vuole fare malissimo a noi, cosa possibile in realtà. Camminatore violato, ok. E noi li, sì, alziamoli questi camminatori, stanno qui in fondo. Non so a che pro, ma potrebbe essere questo un punto di accesso? No. No! E usiamo il medice, tanto che ci facciamo non si sa. Qui ti abbiamo già alzato. Qui pure. Magari si tornerà qui indietro per fare un altro scontro a un certo punto. Non ne ho idea. Però nella remota ipotesi che così sia, tanto vale fare tutto ciò. Di là si avanza. Ma c'era un modo anche per salire, giusto? Si sale di qui. Esattamente qui dove si va? Sala di sicurezza, hangar camminatore. E poi qua c'è un ascensore. Se invece salissimo.
cose di qua. Andiamo, Saren è già in vantaggio. Lo dobbiamo trovare prima che raggiunga il condotto. A meno che non l'abbia già trovato. In questo caso finiremmo dritti in trappola. Questo è un rischio che dobbiamo correre. Vero? Un attimo. Sta succedendo qualcosa. Troppo tardi. Non siamo in grado, flotta salitrice, di fuggire dal nemico. È un Protean, no? Sembra una specie di messaggio, ma non riconosco nulla. Esatto, noi invece la capiamo. Probabilmente è in Protean. Questa registrazione deve essere vecchia di 50.000 anni. Per forza non riusciamo a capirla. Io capisco. Il messaggio è rovinato, ma riesco a riconoscere alcune parole. Si tratta di un avvertimento contro l'invasione dei razziatori. Incredibile. Il cifratore deve aver trasferito nella tua mente la comprensione della lingua protea. Figata, eh? Non è al sicuro. Cercate il rifugio. Nell'archivio? Che cosa dice? Riesce a ricavarne qualcosa di utile? Si chiamano razziatori. Cittadella. Sopraffatte. Unica speranza. Un atto disperato. Se il condotto, o tutto sarà perduto. Ah, ne capisco solo qualche pezzetto. La cosa interessante è che anche loro chiamassero la cittadella a cittadella, a quanto pare. Ha detto qualcosa sul condotto, ma non credo che possa esserci di aiuto. Faremo meglio ad andare. Non possono essere. Non essere possono essere fermati? Questo sì che è positivo. Trova il condotto, questa è la nostra missione. E raggiungere Ilos già l'abbiamo fatto. Incarichi non c'è nulla, meno male, altrimenti sarei stato molto, molto, molto contrariato. Ora, tutto questo è stato molto interessante. C'era nient'altro qui? No, la musichetta è cambiata. Perfetto. No, c'era qualcosa che si poteva fare all'inizio di questa stanza, se non ricordo. Attenzione, una cassa rinforzata di creazione difficile. Che la prendo come una sfida. E la sfida la sta vincendo. No, attenzione. Una Scorpion 9. E soldi, sì, soldi. Ora, sì, abbiamo tutti questi bellissimi camminatori inutili qua in piedi. Che in qualche modo avrei dovuto utilizzare nello scontro arduo che ci stava prima, credo. A questo punto davvero non credo che si tornerà mai qui dentro. C'era una qualche strada che si poteva prendere, o me la sto immaginando io? Cioè, prima di arrivare qui, noi siamo entrati da qui. Non c'era una qualche deviazione? No. Di qui non possiamo neanche tornare indietro. E allora non c'era qualche cosa che saliva? Mi ricordo che c'era un qualche cosa che ho detto, no, vabbè, andiamo avanti, ci tornerò dopo. Ah, eccole, qui abbiamo delle scale. Oh, ecco, mi stavo inventando completamente cose. Che comunque non è che... Ah, non portava da nessuna parte, però ci dava una postazione sopraelevata per lo scontro. Buono, a averlo pensato prima. Ci saremmo risparmiati forse qualche missile siluro sulla fronte, ma... Non avremmo potuto comunque, secondo me... Fare chissà quale grande differenza. Parlaci, Garrus. Sono dei segreti che sarebbe meglio dimenticare per... Non è vero, non sono d'accordo. Ora, di qua. I segreti, preferisco saperli, per quanto brutti e dolorosi siano, ti danno modo di agire più consapevolmente. Spesso la sofferenza che se ne ricava è altissima da alcuni segreti. Però comunque, alla fine è meglio. Lo dico per esperienze sulla mia pelle, ragazzi. Comunque, altre chiacchiere? No. Quindi, se non si chiacchiera, si spara in genere. Siamo tornati qui. Attenzione. Lui diceva di andare alle porte dell'archivio, ma l'archivio adesso era bloccato. Riusciremo ad andare a quella scena? Dove dovremmo andare adesso per andare dove dobbiamo andare? Abbiamo fatto tutto il giro. E questo l'abbiamo visto. Togliamoci pure il fucile, tanto... Togliamoci anche il fucile, grazie. Non mi è chiaro. Allora,
sono nascosti in un bunker sotterraneo di Ilos, sigillato ogni via d'accesso. Brevissimo. Il sistema di sicurezza è disattivato. Ah! Adesso, avendo tirato fuori quella console, abbiamo disattivato il sistema di sicurezza. Non me ne ero nemmeno accorto, ma nemmeno un poco. Perfetto, allora continuiamo di là e diamoci anche un piccolo pit stop di salvataggio. E dovremmo essere al mago adesso. Esatto. Perfetto. Tu vuole condurre il veicolo in quello spaventoso bunker sotterraneo? Io. Brax dice: ottima idea, la potenza di fuoco ci sarà d'aiuto. Sì, qui l'audio è stato veramente distrutto più volte. Pensavo che Saren ci avrebbe teso un'imboscata, una trappola. Probabilmente andavano troppo di fronte. Oppure ancora non ci siamo caduti. Giusta osservazione. Comunque loro mi pare che stessero a piedi, quindi si devono essere fatti una bella passeggiata nel mentre che noi stiamo cercando di disattivare i sistemi di sicurezza. Massi in fondo avrebbe avuto tutto il tempo di farsi tutta questa strada, credo. Ora, una trappola io in effetti me l'aspetto, visto che ci hanno visto. E cosa sono quelle cose alle pareti? Delle specie di contenitori? Sembrano delle capsule di stasi. Probabilmente i Protean. Pare che qui i Protean stessero cercando di sopravvivere. Ops, ci è arrivato un siluro. Sì, pare che queste siano capsule criogeniche dei Protean. Ma qualcosa mi dice che non è sopravvissuto nessuno. Ognuna di queste lucette poteva essere un Protean che ha cercato di ibernarsi. Huh, criostasi. Certo, non gli è andata bene come con Fry, a quanto pare. E dove sei? So che ci sei, ma non so dove sei. Oh, eri molto più vicino di quanto... Ah, eravate in due. Molto più vicini di quanto pensassi. Vabbè, davvero Saren pensava di rallentarci lasciando dietro questi... Almeno pensavo qualche camminatore. O qualche colosso. Cosa diavolo è quella cosa? Questa cosa non mi piace. E chiaramente blocca gli spari, perfetto. Quindi? Non può passare il mago, ma si può passare solo a piedi? Cosa sta succedendo? È una trappola! Saren ci ha teso un'imboscata! Non credo che dietro a tutto questo ci sia Saren. Beh, quello che sappiamo è che tocca scendere a piedi. Ah, va bene. Non poteva essere tutto sul mago. Sarebbe stato troppo facile, suppongo. Ragazzi, Brax. Brax. Brax, dove sei? Brax. Dove diavolo? Brax. Qua. Ah, sei apparso, grazie. Ora vi... confiderò nel teletrasporto. Bravissimi. Uno cerca di essere un pizzico più giusto, no? No, non ne vale la pena. Peccato, ragazzi. Ah, vedi, adesso abbiamo tutti l'armatura diversa finalmente. Cosa pensi che troveremo laggiù? Deve essere qualcosa di utile, visto che ha cercato proprio noi. Non ci sperare. Possiamo solo contare su noi stessi. No, può darsi che sia davvero qualcosa di Protean che ci sta aiutando a dire scendi qui. Ah, qui continua. Ma quanti diavolo erano i Protean che volevano mettersi in criostasi? Vigil. Vigil. Sto luogo non mi piace per niente. E non a causa di... Tu non sei un Protean, ma neppure una macchina. Questa eventualità è una delle molte che avevamo previsto. Per questo abbiamo inviato i nostri avvisi tramite le sonde. Sembra una specie di interfaccia IV, piuttosto danneggiata. In voi non scorgo il marchio dell'indottrinamento. Al contrario di coloro transitati di recente. Saren. Forse esiste ancora una speranza. Un attimo. Com'è possibile che io ti capisca? Perché non parli nella lingua? Ah, ti capisce anche Garrus. Ho monitorato le vostre comunicazioni fin dal vostro arrivo nella struttura. Ho provveduto a tradurre i miei messaggi in un formato a voi comprensibile. Comunque, però, te ne stavano molto avanti a noi, a prescindere. Il mio nome è Vigil. Qui siete al sicuro per il momento.
Ma questa situazione cambierà. Presto, nessun luogo sarà più sicuro. Comunque sì, molto interessante che i Protean, per quanto si dice sì che alla fine anche loro stessero cannibalizzando la tecnologia dei razziatori, perché alla fine quello era, in realtà, stando così le cose, stavano comunque molto avanti a noi. Anche, per esempio, il fatto che avessero messo tutte queste forme di garanzie per tutelarsi, per tutelare le altre razze, erano molto più intelligenti. Da noi il Consiglio non ha assolutamente preso in considerazione l'eventualità di un attacco dei razziatori e sarebbe stato troppo tardi. 50.000 anni fa invece i Protean hanno detto mettiamo delle sonde per avvertire la gente se mai succedesse qualcosa, cerchiamo di andare in criostasi, cerchiamo di interrompere questa ciclicità di distruzione. Vedete che sì, ok, sfruttavano i razziatori anche loro, ma forse li sfruttavano meglio. Una sorta di programma di intelligenza artificiale. Sono un sistema di analisi avanzata non organico, con impronta di personalità, tratta da Xa Dishan, capo responsabile del centro ricerche di Ius. Figo. Perché mi hai portato qui? Devi spezzare un ciclo che si perpetua da milioni di anni. Per fermarlo, però, devi capire. Altrimenti ripeterai i nostri stessi errori. Voglio capire. La cittadella è il cuore della vostra civiltà, la sede del governo, così come era stato per noi e come è stato per tutte le civiltà che ci hanno preceduto. Chissà che ne sanno i custodi. Ma la cittadella è una trappola. La stazione è in realtà un enorme portale galattico, un portale che collega allo spazio più oscuro, al vuoto nascosto oltre l'orizzonte della galassia. Tosta. Quando il portale della cittadella viene attivato, i razziatori fanno ritorno e tutto ciò che esiste viene annichilito. E quindi il condotto? E come si fa a attivare il portale della cittadella? Aspetta. È possibile che nessuno abbia capito che la cittadella è un portale galattico in... I razziatori hanno nascosto molto bene i segreti più oscuri della cittadella. Per questo hanno creato una specie di custodi organici apparentemente bene. Hanno creato delle cose organiche comunque. I custodi gestiscono le funzioni di base della cittadella. Consentono a qualsiasi specie di sfruttarla appieno, senza riuscire a comprenderne del tutto la tecnologia. Grazie ai custodi, nessun'altra specie arriva a scoprire la vera natura della cittadella. Non finché il portale viene attivato e l'invasione dei razziatori si scatena. Ma sapete qual è il punto? Che mi pare una cosa così strana, come quei bambini che si divertono a torturare le formiche. Però, a forza di torturare le formiche spariscono. Spariscono perché se sono andate, spariscono perché sono morte tutte. Allora, cosa fa un bambino sadico che vuole continuare a massacrare le formiche? Alleva le formiche. Fa in modo che le formiche tornino, prosperino, e quando tutto va bene per le formiche, cosa fa? Arriva e ridistrugge le formiche. A me pare un qualcosa di questo tipo, la ciclicità non c'è, mi sembra un inutile sadismo, a meno che loro non stiano tentando di allevare una formica perfetta, una formica simbiontica con se stessi, no? Quindi io non capisco, o c'è del sadismo, o i razziatori stanno venendo ogni 50.000 anni perché vedono che quello che hanno davanti non è quello che gli piace. E quindi dicono, vabbè, ci abbiamo provato, caput. Riproviamo tra 50.000 anni. Così ogni volta? Veramente? A che pro? Possono creare loro strutture organiche, abbiamo visto, se possono creare i custodi. Quindi, c'è qualcosa che non mi torna. Chiaramente voi avete capito che io ho già giocato Mass Effect, ma molte cose, soprattutto della lore, le ho dimenticate, quindi sto speculando veramente liberamente con voi. Non ho alcun ricordo di queste cose. Zero, caput. Quindi è molto divertente anche questo mentre gioco. Come possono sopravvivere i razziatori nello spazio oscuro? Abbiamo solo teorie. I ricercatori erano giunti alla conclusione che i razziatori entrassero in letargo per risparmiare energia.
In questo modo possono sopravvivere per i lunghi millenni necessari per lo sviluppo di una nuova civiltà. Quando sono in questo stato, però, sono vulnerabili. Ritirandosi oltre i confini della galassia, si mettono al riparo da qualsiasi rischio di scoperta accidentale. Rimangono nell'ombra fino alla riattivazione del portale della cittadella. Quindi se uno mette dopo 25.000 anni per qualche tecnologia loro che i razziatori non potevano prevedere riuscissero ad andare oltre i confini della galassia, trovarli, li potrebbero distruggere mentre sono vulnerabili e zac! Comunque, non avremo alcuna speranza? Non lo so, ma Saren vuole attivarlo, ecco. Non siamo così negativi. Se attiva il portale, i razziatori annienteranno il consiglio e la flotta della cittadella in un sol colpo. Vero. Quello è stato il nostro destino. Le nostre guide morirono ancor prima che capissimo di essere sotto attacco. I razziatori assunsero il controllo della cittadella e in questo modo dei portali galattici. Le comunicazioni e i trasporti del nostro impero furono annientati. Ogni sistema stellare si ritrovò isolato, tagliato fuori dagli altri. Facile preda delle flotte dei razziatori. Nei decenni seguenti, i razziatori hanno annientato sistematicamente la nostra gente. Decenni comunque. Pianeta dopo pianeta, sistema dopo sistema, ci hanno spazzato via. Quindi non è stato comunque una cosa così veloce. La guerra era persa. Se vi foste arresi, forse vi avrebbero lasciato in vita. Nemmeno come schiavi, secondo Nessuno me. Nessuno ha mai chiesto la nostra resa. Il nostro nemico aveva un solo obiettivo. L'estinzione di tutte le forme di vita organiche avanzate. Valla a dire a Saren. Tramite la cittadella, i razziatori avevano accesso a tutti i registri, le mappe, i dati. La conoscenza e potere. E loro sapevano ogni cosa. Le loro flotte colpirono tutte le regioni colonizzate della galassia. Alcuni pianeti furono distrutti all'istante, altri conquistati, le loro popolazioni ridotte in schiavitù. Questi servitori indottrinati divennero agenti dormienti sotto il controllo dei razziatori. Accolti come rifugiati dagli altri Protean, li tradirono, giustamente, consegnandoli alle macchine. Nel giro di pochi secoli, i razziatori avevano ucciso o ridotto in schiavitù tutti i Protean della galassia. Inarrestabili, brutali, determinati. Probabilmente con noi ci metterebbero anche meno che secoli. Perché lo hanno fatto, esatto? Che cosa hanno ottenuto i razziatori da tutto questo? Perché continuano a ripetere questi genocidi? I razziatori sono alieni. Insondabili. Forse hanno bisogno di schiavi e risorse. Ma la cosa più probabile è che siano spinti da motivazioni incomprensibili alle forme di vita organiche. Alla fine, comunque, cosa conta? La vostra sopravvivenza dipende dalla capacità di fermarli, non di comprenderli. Non è necessariamente vero, perché se uno li comprendesse magari gli potrebbe fornire un'alternativa. Se non li comprendi non hai questa possibilità. Non capisco, perché i razziatori se ne sono andati dopo aver conquistato la tua gente? I nostri pianeti erano devastati, spogliati di ogni cosa dagli schiavi indottrinati. Risorse, tecnologia, tutto era stato depredato. Certi che ogni forma di vita organica avanzata fosse stata distrutta. I razziatori tornarono nella cittadella e da lì, nello spazio oscuro, richiudendo il portale dietro di loro. Tutte le prove dell'invasione dei razziatori erano state cancellate. Rimasero solo gli schiavi indottrinati, abbandonati a loro stessi. Non li hanno uccisi quelli? Gusci senza mente, incapaci di pensare in modo indipendente. Presto iniziarono a morire di stenti. Il genocidio dei Protean era così comune. Ah, li hanno lasciati proprio come gusci, quindi senza nessuna volontà. Ok, chiaro. Hai detto di avermi condotto fin qui per un motivo. Dimmi che cosa devo fare. Il condotto è la chiave. Prima dell'assalto dei razziatori,
Noi Protean eravamo a un passo dallo svelare i misteri celati nella tecnologia dei portali galattici. Ilos era una struttura segreta, dove gli scienziati cercavano di riprodurre in piccolo i portali galattici. L'intenzione era crearne uno capace di condurre alla cittadella, al cuore della rete dei portali. Il condotto non è un'arma, è una via per arrivare alla cittadella. Interessante, non ti hanno trovato, vero? Come hai fatto a restare nascosto? Tutti i rapporti ufficiali sul nostro progetto sono andati distrutti nel corso del primo attacco alla cittadella. L'impero Protean è stato annientato, ma Ilos è stato risparmiato. Abbiamo interrotto tutte le comunicazioni esterne e la nostra struttura è entrata in clandestinità. Il personale si è ritirato sottoterra e questi archivi. Per preservare le risorse, tutti furono posti in stasi criogenica. Mi hanno programmato per sorvegliare la struttura e risvegliarne il personale, passato il pericolo. Ma il genocidio di un'intera specie è un processo lungo e lento. Gli anni sono passati, i decenni, i secoli. I razziatori erano sempre qui e le mie riserve energetiche andavano scemando. Oddio. Avresti dovuto combattere. Eravamo in poche centinaia contro una flotta d'invasione galattica. La nostra unica speranza era quella di... E alla fine quindi sono morti tutti in criostasi? Ho iniziato a disattivare il supporto vitale del personale non essenziale. Prima quello di sostegno, poi la sicurezza. Tutte le capsule sono state disattivate per risparmiare energia. Alla fine, solo le capsule di stasi degli scienziati più importanti rimasero attive. E anche queste erano a rischio, quando finalmente i razziatori si ritirarono nel portale della cittadella. Man mano sono tutti morti. C'erano centinaia di capsule là fuori. Le hai disattivate. Li hai uccisi. Non c'era altra scelta, questo è palese. Non potevi lasciar morire tutti. Meglio sacrificarne alcuni per salvarne altri. Questo corso degli eventi era stato preventivato. Le mie azioni sono state il risultato di una programmazione contingente, elaborata al momento della mia creazione. Scommetto che non avevano avvisato il personale non essenziale di questa eventualità. Questo è probabile. Ho salvato il personale chiave. Quando i razziatori si sono ritirati, gli scienziati più importanti erano ancora in vita. Solo grazie alle mie azioni esiste ancora una speranza. Lo capisco. Quando i ricercatori si sono risvegliati, hanno capito che i Protean erano condannati. Restavano solo una decina di individui, decisamente troppo pochi. Magari anche tutti dello stesso sesso. Essi si misero, però, in cerca di un metodo per impedire il ritorno dei razziatori. Un modo per spezzare il ciclo, per sempre. E sapevano che i custodi erano la chiave. I custodi? Non sono sotto l'influenza dei razziatori? I custodi sono controllati dalla cittadella. Prima di ogni invasione, alla stazione viene inviato un segnale che ordina ai custodi di attivare il portale della cittadella. Ah, e se togliessimo tutti i custodi? Dopo lunghi decenni di studio, gli scienziati hanno scoperto un modo per alterare questo segnale. Usando il condotto, hanno raggiunto la cittadella e apportato le modifiche. Ok. Quando la Sovereign ha inviato il segnale alla cittadella, i custodi lo hanno ignorato. E così i razziatori sono intrappolati nello spazio oscuro. Ok, a meno che Saren non riesca a ricalibrare il segnale. Saren può usare il condotto per superare le difese esterne della cittadella. Esatto. E quando sarà all'interno, potrà trasferire il controllo della stazione. Ecco perché c'era tutto questo casino. Capito. La Sovereign annullerà i sistemi della cittadella e aprirà manualmente il portale. Così il ciclo dell'estinzione avrà nuovamente inizio. Ok, dammi una mano, ti prego. Esiste un modo per fermarli? Nel mio terminale è presente un file di dati. Fanne una copia prima di andartene. Quando arriverai all'unità di controllo principale della cittadella, inseriscilo nella stazione. Il programma danneggerà i protocolli di sicurezza della cittadella e ti consentirà di assumere un controllo temporaneo della stazione. Così forse avrai una speranza contro la Sovereign.
Aspetta, dove si trova l'unità di controllo principale della cittadella? Non ne ho mai sentito parlare. Bella domanda. Attraverso il condotto. Segui Saren. Lui ti guiderà fino alla destra. Questa cosa non è bellissima. Comunque, ok. Se i razziatori sono intrappolati nello spazio oscuro, come ha fatto la Sovereign a giungere qui? È un'avanguardia. È logico pensare che i razziatori abbiano lasciato qui uno di loro dopo ogni estinzione. Esatto. Una sentinella per aprire la via al loro inevitabile ritorno. Come i suoi compagni nello spazio oscuro, la Sovereign ha probabilmente trascorso buona parte degli ultimi 50.000 anni in ibernazione, risvegliandosi periodicamente per analizzare la situazione. Mantenendo celata la sua esistenza, avrebbe potuto valutare lo stato della civilizzazione galattica. E una volta giunto il momento, avrebbe inviato il segnale alla cittadella, scatenando la nuova invasione dei razziatori. Questa volta però il segnale non ha funzionato e i custodi non hanno reagito. Gli alleati della Sovereign sono intrappolati nel vuoto e la sentinella ha cercato di scoprire cosa era accaduto. Avrebbero potuto attaccare? Non credo, ma voglio sentire cosa vuole dire con questa frase. La Sovereign è la nave più potente della galassia. Perché tutta questa discrezione? Avrebbe potuto assalire la cittadella. La Sovereign non è invincibile. Rivelando la sua vera natura, tutte le specie organiche avrebbero unito le loro forze contro di lei. Nemmeno un razziatore sarebbe riuscito a sopravvivere. Almeno questo. I razziatori, però, sono pazienti. Non sono soliti affrontare l'ignoto. La Sovereign probabilmente si stava preparando da secoli, muovendosi in modo accorto, radunando alleati. Lentamente ha preparato ogni tassello del suo piano, operando tramite intermediari per restare nell'ombra. Saren è la pedina principale e più visibile dei razziatori, ma dubito sia stato il primo. Anch'io lo dubito fortemente. Ora la Sovereign ha deciso di entrare in azione. Che sia per fiducia o per disperazione, non lo so. Ma è determinata a riaprire il portale verso lo spazio oscuro. Capito. Cosa mi dici della sonda su Eden Prime? E di quella su Virmair? A che cosa servivano? All'apice del nostro potere, le sonde erano sparse in tutto l'impero. Le usavamo come rete galattica di trasmissione dei dati, per comunicare rapidamente da un pianeta all'altro. Quasi tutte le sonde sono state distrutte durante l'invasione. Dopo il ritiro dei razziatori, però, i superstiti di Ilos decisero di correre un rischio, inviando un messaggio. Quello che io ho ricevuto. Sapevamo che era poco probabile che ci fossero altri superstiti, ma volevamo comunque provare a contattarli. Volevamo dare loro una speranza. Così, inviammo un messaggio nella rete. Avreste potuto svelare la vostra presenza ai razziatori. A dire il vero, non pensavamo che le sonde funzionassero ancora, ma dovevamo provare. Se c'erano altri sopravvissuti, dovevamo contattarli. Il messaggio era rivolto ai nostri simili, era codificato. Così che solo degli esseri organici avrebbero potuto... Sugli organico andava. Ancora non sapevamo quanto fosse potente l'indottrinamento dei razziatori. Aia. Non avremmo mai pensato che un agente delle macchine come Saren sarebbe riuscito a raggiungere questo mondo. Ma anche tu ce l'hai fatta. Per cui forse non abbiamo fallito del tutto. Il problema è il forse, caro amico. Quindi, quando i razziatori hanno creato la cittadella, hanno dato vita anche ai custodi? Molto probabilmente. I custodi sono stati una delle prime civiltà ad essere assorbite. Forse indottrinati, intendi? Forse hanno risposto particolarmente bene all'indottrinamento. Che non li hanno creati. O forse i razziatori li hanno creati obbedienti. In ogni caso, sono stati incaricati di preservare e far funzionare la cittadella.
Ma i custodi non sono più controllati direttamente dalla Sovereign e dalla sua stirpe. Si sono evoluti e rispondono solamente ai segnali emessi dalla cittadella. Almeno quello, guarda. Quando i Protean hanno alterato i segnali della cittadella, hanno interrotto il controllo della Sovereign sui custodi, che ora sono del tutto inoffensivi. Questo spiega Get. La Sovereign deve aver capito che le specie organiche sono difficili da controllare. Un'ipotesi plausibile. I custodi si sono evoluti in modo inatteso. Dei servitori non organici, come i Get, sarebbero più prevedibili. Però comunque un'intelligenza artificiale può assolutamente avere una sua personalità, quindi anche questo è relativo. I Get sono una cosa particolare per cui l'intelligenza gli aumenta in base a quanti Get ci sono, bla bla bla. Però... Cosa è successo ai superstiti del progetto condotto? Hanno usato il condotto per raggiungere la cittadella, ma il condotto è ancora allo stadio di prototipo. Il portale funziona in una sola direzione. E così sono rimasti intrappolati nella stazione. Non so che cosa sia accaduto loro. È improbabile che abbiano trovato cibo e acqua sulla stazione. Temo siano andati incontro a una lenta morte. Brutta. Io so soltanto che sono riusciti a sigillare il portale. La tua presenza qui dimostra che il loro sacrificio non è stato vano. Va bene, penso non ci sia nient'altro da dirci. Muoviamoci. Saren ha già fin troppo vantaggio. Prendiamo il file di dati e muoviamoci. Colui che chiamate Saren non ha ancora raggiunto il condotto. Se fai in fretta, ci sarà ancora speranza. E la speranza, al momento, è tutto quello che abbiamo. Corriamo da Saren.